Salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in una nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un 2-pack, ovvero un pacco doppio del 2015 per la linea DC Collectibles. Abbiamo Deathstroke e Oliver Queen direttamente dalla serie TV Arrow. Eccoci qua, allora vediamo subito la confezione. Qui ci sono semplicemente i nomi dei due personaggi, qui c'è un'enorme finestra che li mostra e qui c'è la scritta Arrow Action Figure 2-Pack, niente di che. Qui sul lato c'è una splendida immagine di Oliver Queen, ovvero Arrow, di Arrow, interpretato da Stephen Amell. Qui sul retro abbiamo le immagini delle nostre figure, qui c'è una biografia, eccoci qua, se volete leggerla mettete in pausa adesso. Qui è riproposta la stessa immagine che c'è sul lato, qui sotto non c'è niente e direi che abbiamo visto tutto per questa confezione. Andiamo subito a togliere le due figure dalla scatola. Ed eccoci qua con le nostre due figure fuori dalla confezione. Andiamo subito a vedere gli accessori, però non tutti perché alcuni sono addosso e quindi li vedremo meglio nel dettaglio dopo. Partiamo comunque con le mani intercambiabili del nostro Arrow Oliver Queen. Eccole qua, sono due pugni che non sono identici, sono uguali nella forma ma cambia l'articolazione. Vedete, questo qui ha l'articolazione così, in questa direzione, mentre questo ha l'articolazione in questa direzione, quindi è una cosa abbastanza particolare. Inoltre abbiamo ovviamente l'arco di Arrow, questa è la prima versione dell'arco e addirittura la corda elastica, quindi è fighissimo, si può anche riuscire a sparare qualche freccia sul serio ed è anche flessibile, oltre al fatto che è dettagliatissimo. Guardate qua quanto sono fatti bene i dettagli. Ovviamente è dotato anche di due frecce, eccole qua, classiche nere con le piume, diciamo il piumaggio verde e giallo e la punta verde, eccola qui, c'è anche un po' di sculpt, niente male. Ed è dotato anche di questo gruppo di frecce tutte attaccate, diciamo. Potevano farle singole, però comunque va bene anche così. Ovviamente si possono inserire nella sua faretra che ha qui dietro la schiena. Per quanto riguarda Deathstroke invece abbiamo solo questo fucile di accessorio che non si può mettere addosso, diciamo, anche se si può trovare anche il modo di metterlo addosso, che devo dire è fatto benissimo. Guardate qua il painting dorato, tutto il resto è nero piatto, ma fa davvero un bellissimo effetto. Andiamo quindi a vederli i nostri protagonisti più nel dettaglio. Iniziamo proprio da Deathstroke, eccolo qui, ecco il volto. In realtà non faccio spoiler, ma questo qui non è proprio Deathstroke, non vado oltre per chi non avesse visto la serie e volesse recuperarla. Comunque vedete qui il volto è davvero ben fatto, la parte arancione anche delle sfumature, eccole qui, e gli occhi sono di questo colore rosso, diciamo sul rosso arancione, davvero molto minacciosi. Per il resto è dotato di questa armatura qui che è in plastica morbida, almeno questa qui delle spalle, qui invece è un po' più dura, ed è dotato di questa tuta, diciamo, di colore diverso dall'armatura, perché vedete questo è un grigio più chiaro, questa qui invece è proprio nera. Davvero molto figo, vedete i pad alle ginocchia, l'armatura qui agli stinchi, le scarpe, guardate qua i dettagli dello sporco ragazzi, sono realizzate davvero molto bene queste due figure. Poi ovviamente abbiamo questa tracolla qui che è in plastica morbida con queste tre bombe attaccate e che come vedete regge una spada, una lama che si può rinfoderare. Io adoro queste cose, l'ho sempre detto, ed eccola qui la nostra lama, davvero splendida, identica a quella che si vede nella serie TV, con questo gunmetal qui e il manico invece nero fatto di fasce, davvero splendida. E quindi questo è davvero un punto in più, il fatto che si possa rinfoderare in questo modo. E questo comunque è il retro della nostra figure, ma ci sono altre armi nascoste, ovvero questa pistola sfoderabile naturalmente, anche questa comunque è ben fatta, anche se il painting è nero, non è painting praticamente il colore della plastica, ma comunque un accessorio in più e ripeto adoro il fatto che si può sfoderare e rinfoderare. Qui abbiamo un'altra arma sfoderabile, ovvero questo coltellino, quindi ragazzi un sacco di armi per il nostro Deathstroke, davvero ben fatte e davvero posizionate nei punti giusti. Vediamo velocemente le articolazioni del nostro Deathstroke. Abbiamo la testa qui su sfera che può guardare un po' verso l'alto, anche verso il basso può girare. Abbiamo apertura qui alle spalle non limitata all'armatura, molto bene perché le parti dell'armatura rientrano qui e quindi non limitano l'articolazione. Abbiamo ovviamente la rotazione qui alle braccia, la rotazione qui al bicipite, l'articolazione qui al gomito a 90 gradi e l'articolazione qui alla mano. Abbiamo anche questa articolazione molto ben nascosta qui sul busto, vedete, permette la rotazione, anche un po' di movimento laterale in avanti e indietro, è come se non ci fosse perché è nascosta da questa armatura
un'armatura davvero ottimo. Alle gambe abbiamo articolazione che permette l'apertura in questo modo, ovviamente la gamba può andare in avanti e indietro, rotazione qui alla parte alta della gamba, doppia articolazione qui al ginocchio, molto ben realizzata ed efficace, e inoltre il piegamento del piede in alto e in basso, quindi ragazzi molto ben articolato questo destro, poi ve le metterò in posa magari insieme alla fine del video. Passiamo subito al nostro Oliver Queen Arrow, vediamo subito il viso, eccolo qui il volto dell'attore, comunque è davvero ben realizzato, è abbastanza somigliante, direi molto somigliante, vede gli occhi azzurri che spiccano e qui c'è, vedete, la maschera che usava all'inizio, cioè questa colorazione di verde che metteva intorno agli occhi, anche la barba è ben fatta, il cappuccio in plastica morbida, è possibile rimuoverlo, però è inutile rimuoverlo, rivela comunque i capelli che sono anche ben fatti, ma rimane diciamo un po' troppo duro, quindi non va del tutto giù, quindi è inutile che lo rimuovo. Abbiamo questo pezzo qui collegato al cappuccio, sempre fatto in plastica morbida, sempre ben dettagliato, e per il resto abbiamo comunque la tuta verde classica del nostro Arrow, in questo verde scuro con delle parti, vedete, in verde più chiaro, e quelle qui anche sulle gambe, davvero molto ben realizzate, molto ben dipinte, sono tutte scolpite ovviamente. Poi abbiamo gli stivali, anche questi molto ben realizzati, con tanto di suola verde, qui c'è un buco per mettere un'eventuale base, e anche Deathstroke ce l'ha. Tornando a Oliver Queen, ulteriori dettagli sono questo piccolo portafrecce che ha qui sul braccio sinistro, proprio come nella serie. Qui sulla parte di dietro abbiamo la faretra che è collegata naturalmente a queste cinte che attraversano il busto del nostro Oliver Queen. E sul retro abbiamo comunque ulteriori dettagli, quindi anche qui il painting è davvero ben fatto. E ovviamente abbiamo questo piccolo fodero porta freccette che però non sono estraibili. Andiamo a vedere le articolazioni anche di questo Oliver Queen. Abbiamo la testa su sfera che comunque è molto mobile, può ruotare, però vedete il cappuccio comunque rimane, non può ruotare insieme alla testa purtroppo. Abbiamo articolazione qui alle spalle identica a quella di Deathstroke, abbiamo il piegamento al gomito, abbiamo rotazione però al gomito a differenza di Deathstroke, abbiamo rotazione qui alla mano e piegamento in alto a questa mano, mentre piegamento, vedete, laterale a questa, che è stata scolpita apposta per reggere le frecce. Ora vi faccio vedere come ne regge una, vedete, si può mettere tranquillamente in mezzo alle dita, eccola qua, la regge perfettamente, quindi si può mettere anche in posa per tirare la freccia, poi ve lo farò vedere. Abbiamo comunque articolazione qui a mezzo busto, anche qui abbastanza ben nascosta con queste cinture che la nascondono un po', comunque permette la rotazione, anche un po' un movimento in avanti e indietro e un po' laterale. Per il resto abbiamo apertura qui alle gambe, vedete, questa si apre molto meglio, questa qui è un po' più limitata, però si riesce ad aprire perché questa parte è in plastica morbida. Qui abbiamo un piegamento qui al ginocchio, la rotazione sempre al ginocchio e rotazione qui alla parte alta dello stivale e il piegamento in su e in giù del piede. Quindi ragazzi, entrambi molto mobili. Ora ci vediamo tra un secondo, li metterò in qualche posa figa. Ed eccoli qui uno contro l'altro, ragazzi, andiamo a dare qualche dettaglio tecnico. L'altezza è come al solito sui 18-19 cm, la classica altezza delle DC Collectibles, e il prezzo è un fattore comunque incognita adesso perché questo cofanetto è esaurito, quindi io lo pagai 40 euro, e udite udite, questo mio cofanetto è in vendita a 45 euro spedito con corriere, quindi praticamente sto solo cercando di recuperare i soldi, ragazzi, perché mi serve moneta. Molti invece stanno approfittando come al solito e si trova sugli 80 euro, 70 euro su eBay, quindi ragazzi, se qualcuno è interessato lo metto in vendita, contattatemi sulla mia pagina Facebook con un messaggio privato nel caso. Per quanto riguarda il voto, ragazzi, credo che un bel 8.5 complessivo per questo cofanetto ci sia tutto, perché sono davvero delle buone figure e fanno davvero un'ottima figura insieme. Comunque ragazzi, mi sembra di aver detto ogni cosa riguardo questo cofanetto, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto, lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto, e se volete aiutarmi condividetelo. Se volete sempre nuove action figure c'è Dragon Legend qui sotto in descrizione, se dite che vi ho mandato io vi faranno anche uno sconto. Mi raccomando quindi, se siete interessati contattatemi sulla mia pagina Facebook. Ciao da Ara, da Arrow, Deathstroke, che collezionate sempre.